Sono capitano e anche palleggiatore, una responsabilità molto importante. E poi, tra l'altro, anche in Serie A c'è uno dei più grandi miti della pallavolo, Paulino Toffoli. All'inizio mi è andato tutto abbastanza bene perché non contava molto l'altezza. Man mano che si va avanti, però, l'altezza inizia a contare sempre di più e quindi trovo sempre un po' meno spazio a livelli anche più alti. Quindi ogni tanto mi scoraggiavo e pensavo, guarda quanto sono alti questi, oppure magari c'era gente più alta di me che però non aveva una grande tecnica, e ho detto, guarda questo quanto è alto e com'è se ce l'avessi io i suoi centimetri. Ogni tanto mi scoraggiavo un po', però alla fine comunque gioco in Serie D, sono capitano, palleggiatore, quindi sono contento così. Il mio sogno vero naturalmente è arrivare ai massimi livelli. L'alternativa, mi piace molto la matematica e forse prenderò all'università ingegneria, ma non ho ancora molto idee chiare. Non mi sono prefissato obiettivi particolari, cerco sempre di dare il massimo tutti i giorni e poi insomma il livello che riuscirò a raggiungere sarà quello che sarà. E come via alternativa adesso sto studiando al liceo classico, l'anno prossimo vorrei studiare economia all'università. Vorrei diventare palleggiatore in Serie A, ovviamente, però penso anche che sia importante trovare un lavoro al di là dell'ambito della pallavolo e mi piacerebbe indirizzarmi verso la matematica o la medicina. Mi sono avvicinato al rugby da quando avevo 8 anni e non c'è proprio un vero e proprio motivo. Un giorno mio padre e mio cugino mi hanno voluto far provare e da lì è nata una passione. È molto duro, infatti o te ne innamori o lo lasci subito, perché comunque è uno sport molto fisico, cioè si ha a che fare con tanti infortuni, tante di queste cose, però la cosa bella del rugby è proprio che te ne innamori subito e sopporti qualsiasi cosa ti succede. Il rugby mi ha insegnato prima di tutto il sacrificio, lavoro di squadra, rispetto per i compagni. La cosa che mi piace più del rugby è sicuramente il gioco di squadra, stare con i compagni, anche rispettare l'avversario e giocare, mi piace tanto giocare, allenarmi tutti i giorni e la domenica scendere in campo. La parte più dura è sicuramente la preparazione. E in campo poi sei te contro gli altri e se riesci a batterli meglio. Io gioco rugby perché in Sudafrica è molto popolare come calcio in Italia. Del rugby mi piace principalmente lo spirito che c'è in campo, sugli spalti. Nello stadio non ci sono divisioni di posti, una curva o l'altra delle tifoserie, si sta tutti insieme. Poi sì, si beve tanto prima della partita, soprattutto irlandesi e inglesi, ma scontri non succedono mai, si sta sempre tutti insieme e si guarda la partita tutti abbracciati. L'agonismo che c'è, ma anche alla fine della partita, quando ci si stringe la mano e si va magari in un pub o a mangiare fuori. La tradizione del rugby direi che è quasi fondamentale, soprattutto il rispetto reciproco, avversario, dell'arbitro, dello staff, di chiunque ci segue, soprattutto. A me personalmente piace molto il terzo tempo. Ah, dopo una partita all'estero, la prima cosa che si fa è bere una birra insieme sia ai compagni di squadra che comunque alla squadra avversaria, perché comunque è regola. Ma poi soprattutto se è la sera, soprattutto se capita di venerdì o sabato, si va sempre in discoteca e ci si dimentica magari se della sconfitta o della vittoria, non importa. L'importante è festeggiare insieme. Nel calcio non è accettato, è così complicato accettare il terzo tempo, probabilmente perché non c'è la mentalità appunto del rispetto dell'avversario e delle regole soprattutto del gioco. Durante gli incidenti di gioco, a differenza del calcio, il rugbista tende magari a sopportare il dolore. È quasi magari una questione d'orgoglio per il rugbista, far vedere al nemico o comunque sì, all'avversario che non ha paura, che non è stato scalfito dal contatto. Il rugby comunque è una cosa che ti aiuta sia sì a fare movimento, giocare, dare il massimo,
però c'è lo studio è la prima cosa. Oltre a giocare a rugby mi piace comunque sia uscire con gli amici e quando non esco con gli amici mi piace andare su internet per documentarmi magari delle varie specialità culinarie. Un piatto ideale per il rugby sarebbe uova strapazzate perché ogni allenamento, ogni partita è una vera e propria battaglia e alla fine della partita siamo veramente cotti, siamo stravolti, quindi uova strapazzate. Come storia game, almeno sei campione del mondo. The power.